Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 17 giugno, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, quella in corso per voi è una settimana faticosa, cercate di circondarvi di persone piacevoli, che vi facciano sorridere. Ultimamente avete avuto molte discussioni e siete stati impazienti e nervosi. Ora potete rimettervi in gioco. In amore è meglio non prendere tutto sul serio. Fate un passo alla volta. Distribuite la vostra vita tra i mille interessi che coltivate. Hanno su di voi una tale presa rigenerante e ringiovanente. La passione per le corse in bicicletta, le nuotate, il jogging, tutto vi anima e vi colora di entusiasmo. Il trio Luna, Sole, Mercurio Gemelli, vi regala una giornata magnifica, sotto molti punti di vista, ma, in particolare su quello dell'attività concreta e la mobilità, che, in voi, è soprattutto fisica. Mente veloce, il pensiero corre a tutte le incombenze da concludere prima del weekend. Aspettate a esaltarvi, però, vero che Marte e Venere focosi quanto voi vi illustrano fantasmagoriche opzioni per la serata e i giorni a venire, ma non avete ancora fatto i conti con Saturno che di botto vi carica sul groppone tutta la stanchezza della settimana. Saturno draconiano vi ricorda che di sabato non si molla finché non si è concluso tutto, solo così il weekend avrà il sapore dolce di frutta estiva che lo rende speciale. Attenti a non impigrirvi, però, a non piantare le cose a metà e con la Luna e Mercurio in quadratura il rischio c'è, soprattutto per chi ha un'attività in proprio, che oggi va a rilento. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 5, finanze, 9, benessere, 5. Toro. Cari Toro, la grinta nel corso delle prossime ore non vi mancherà. I pianeti vi danno una mano ad uscire dai problemi di vecchia data. Per quanto riguarda l'amore, le tensioni non vanno portate avanti ad oltranza. Se ci sono stati dei problemi negli ultimi giorni, a breve potrete recuperare il terreno perso. Saturno in Pesci benefico per il vostro segno vi aiuta a gestire il vostro ambiente di famiglia in modo razionale. Oggi la chiave di volta che risolve ogni dubbio sta nell'operare uno scatto evolutivo nel campo dei rapporti familiari e filiali, che, forse vi stanno dando qualche pensiero. Un dialogo aperto e sereno con un amico di vecchia data vi aiuta a trovare la soluzione che si rivela più a portata di mano di quanto sembrasse. In serata vi riunite a compagnie di conoscenti di vecchia data e in cui vi scoprite grandi animatori e intrattenitori. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 5, finanze, 9, benessere, 5. Gemelli. Cari Gemelli, Mercurio nel segno porta alcune novità riguardo accordi e patti da siglare o sciogliere. Evitate di dire cose sbagliate alle persone di cui vi fidate poco. Mordetevi la lingua piuttosto. La giornata di oggi andrebbe sfruttata per recuperare un po' di forma fisica. In amore la serata sarà più coinvolgente del solito. Evviva! Nel vostro segno si concentrano ben tre corpi celesti, Luna, Mercurio e il Sole. In particolare il Sole vi dice che potete osare, ma tenete a freno le scelte impulsive con Saturno in posizione dissonante. L'arguto Mercurio vi protegge fornendovi la logica e il buon senso per spingervi dove possibile. Frizzante sarà la vita sociale e facilitati i contatti col vostro prossimo. Lo spirito ne beneficia e dà dimostrazioni pubbliche e concrete di questa sua allegrezza. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 6, benessere, 6. Cancro. Cari Cancro, finalmente nel corso delle prossime ore potrete riprendere quota, anche se lentamente. Attenzione però, sta a voi. Dovete volerlo e agire di conseguenza. Le cose non arrivano da sole. Dovete portare avanti i vostri progetti, in particolare quelli a lunga scadenza. In amore potrebbe essere il momento giusto per la nascita di storie importanti e durature. In questa giornata di metà giugno sarete seri e disciplinati come non mai, vi muoverete oggi con disinvoltura in ogni ambiente. Mentre nuovi interessi culturali si faranno strada,
sorgerà all'orizzonte un nuovo progetto sociale e filantropico, in cui vi investirete completamente. Saturno in Pesci porta il desiderio di far entrare aria nuova nella dimora abituale, provvedendo a costruire e, se è il caso, ristrutturare l'esistente, sia in termini morali che materiali. Si chiariscono per voi nuovi scenari e possibilità evolutive che si stanno realizzando. Sabato vitaiolo, come piace alla coppia Venere-Marte in seconda casa. Esagerate in tutto, nei negozi, a tavola, perfino nel concedere prestiti. Con grande cuore sì, anche se non siete certi di non avere la copertura necessaria. Tutta colpa della Luna e di Mercurio, che vi fanno sognare anziché sorvegliare i conti, anche sul lavoro oggi non siete affidabili, distratti da mille pensieri e altrettanti sogni rischiate di combinare guai, tirandovi addosso anche il malanimo del capo, dolce il vostro sguardo da cocker, ma voglia di mare e di monti subito appagata, con Saturno e Nettuno in trigono e il richiamo della natura si fa irresistibile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 5, finanze, 8, benessere, 6. Leone. Cari Leone, dovete controllare un po' le spese in questa giornata di metà mese. Un elemento di disturbo potrebbe riguardare le finanze. Ci vuole un po' di prudenza e di pazienza in questo momento, evitate di fare investimenti o passi importanti in ambito finanziario. In amore ci vorrà un gesto di coraggio per far riavvicinare una persona che vi vuole bene. Dimostrate il vostro sentimento. Il parterre planetario che vi sorregge è di primo ordine. In primo luogo abbiamo la Luna che transita in ottimo aspetto per il vostro segno dai Gemelli. Sappiate approfittare della carica sentimentale e di benessere che il luminare femminile vi regala. Venere e Marte abbracciati nel vostro segno oggi fanno comunella con la Luna e Mercurio, cuore e testa dunque perfettamente allineati. L'unico a non esserlo è il vostro bancomat, l'entità dei risparmi con Saturno nel settore numero 8 dell'oroscopo si va lentamente consumando, ma considerato che avete gusti fini su tutti i fronti, occorrerà imparare a fare questo o quello e non più questo e quello. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 5, benessere, 7. Vergine. Cari Vergine, la giornata di oggi partirà bene ma in serata potrebbe saltare un impegno. Affrontate le cose con leggerezza. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà una crescita importante rispetto ad inizio settimana. In amore non è il momento di recriminare. Vi sapete muovere con intelligenza e destrezza perché avrete le porte aperte dovunque. Tenete alle amicizie di lunga durata, le coltivate con particolare cura, ma altri coinvolgenti rapporti arrivano pure a incuriosirvi e a riempirvi di discreta soddisfazione. Un fitness di tutto rispetto accompagna le vostre prime uscite al mare, facendovi esibire un'immagine perfetta, anche se spesso molti di voi non amano mettersi troppo in luce. Giornata no, un sabato più denso e pensante di un lunedì, con la Luna e Mercurio pretenziosi allo zenith, pronti a farvi sgobbare anche oltre l'orario di chiusura, per giunta in quadratura sia al vostro segno sia al vostro dirimpettaio Saturno, che rincara la dose sottolineando un momento di crisi col partner o di pensante e mera solitudine. A ribadirla la coppia Venere-Marte, smaniosa d'amore ma frustrata dalla permanenza in dodicesima casa, una sorta di prigione dove i desideri si congelano senza arrivare a compimento. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 6, benessere, 6. Bilancia. Cari Bilancia, quella di oggi sarà una giornata stancante, ma che vi consente di analizzare tutto quello che è successo nel corso degli ultimi tempi. Molti hanno vissuto momenti amari o fastidi in famiglia. Ora però avete la possibilità di superare tutte le difficoltà. È Mercurio il protagonista della vostra giornata di giugno. Trovandosi nel segno amico fidato dei Gemelli, vi regala consigli preziosi che arrivano dalla cerchia delle vostre conoscenze più fidate. E i vostri rapporti familiari si stabilizzano e migliorano. Bella giornata per voi e ciò non significa che la passerete senza sgobbare, con Saturno in sesta casa vi tocca,
ma una volta suonata la campanella del Liberi Tutti vi aspetta una giornata magica seguita da un weekend altrettanto promettente. A garantirvelo sul fronte del cuore la coppia Venere-Marte che vi parla di calde amicizie e di divertimenti condivisi con la solita compagnia, mentre la Luna frizzante in Gemelli, abbracciata a Mercurio, caldeggia viaggi, escursioni, visite guidate o attività sportive. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 9, benessere, 9. Scorpione. Cari Scorpione, vi attende una giornata nervosa, elettrica, pericolosa per i rapporti con gli altri. Sarete sulle spine e poco trattabili. Non è il momento migliore se avete intenzione di dare una svolta alla vostra vita, sarà meglio aspettare la prossima settimana. Il segreto per superare la sfida che i transiti vi stanno ora ponendo sarà aprirvi a nuove esperienze, avendo però dalla vostra parte un vigoroso senso di adattabilità alla vita, che la posizione di Nettuno vi infonde. Pagellina del giorno. Sentimenti, 4, attività, 5, finanze, 9, benessere, 5. Sagittario. Cari Sagittario, in questo momento della vostra vita vi sentite energici e pieni di personalità. La vostra voglia di avventura e saggezza vi porteranno ad esplorare nuovi orizzonti con fiducia e curiosità. In amore e lavoro potreste trovare sfide interessanti da dover affrontare a testa alta. Un gruppo di pianeti vi rema contro dai Gemelli e dai Pesci e una mobilità fisica e mentale vi investe, si tratta di pura di gioia di vivere, di respirare appieno la nuova aria che l'estate vi promette. Vere occasioni d'oro sono a portata di mano, starà a voi afferrarle. Vivaci ed esuberanti in società, dovete risolvere una situazione complicata in famiglia. Venere e Marte saranno i vostri consiglieri nel farvi prendere la decisione giusta. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 6, benessere, 7. Capricorno. Cari Capricorno, l'equilibrio interiore è la chiave del vostro successo, in particolare in questo periodo dell'anno e della vostra vita. Le vostre qualità in ambito lavorativo nel corso delle prossime ore non passeranno inosservate. In amore cercate l'armonia attraverso l'emotività condivisa. Il detto che si adatta a voi è ogni montagna alle sue vallate. E da sempre sapete questa antica massima, che, tradotta, significa che anche le difficoltà costituiscono quel tesoro di esperienza che permette di arricchirsi nel proprio vissuto e affrontare al meglio le nuove sfide. Arricchiti da questa consapevolezza darete consiglio a una persona di famiglia, su come smussare certi suoi difetti e mettere in luce quelli che sono i suoi pregi. Vi ringrazierà con tutta la sua dedizione e il suo affetto. Giornata faticosa e per quanto riguarda gli affari poco proficua. Il vostro astro guida Saturno vi rallenta tutto, a cominciare dagli accordi con gli altri fino agli spostamenti, che con la fine della scuola di sabato si fanno insostenibili, con code ai caselli che sembrano non finire mai. Molto impegnativo il lavoro ma di grande soddisfazione, a promettervelo la coppia Luna-Mercurio in sesta casa, la stacanovista, che per vostra fortuna mi mantiene in salute, mentre Venere e Marte provvedono a mantenere alta la carica energetica durante il giorno, erotica la notte. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 8, finanze, 6, benessere, 8. Acquario. Cari Acquario, nel corso delle prossime ore troverete molta fortuna nella vostra vita sociale. Usate la vostra creatività per innovare nel lavoro e cercate di mantenere sempre il vostro animo all'amore. Alti e bassi? Non temete, passerà presto. Luna e Mercurio vi guardano sorridenti dai Gemelli e oggi avrete uno splendido dono celeste, una razionale gioia di vivere. Questa giornata, inoltre, vi dedicate ai piaceri e agli svaghi, con il classico stile misurato, senza eccedere, coinvolgendo le persone a voi care. Senza esagerare, vi concedete pure qualche trasgressione gastronomica in serata, cosa che ogni tanto non guasta. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 5, finanze, 5, benessere, 6. Pesci. Cari Pesci,
puntate sull'intuizione per prendere decisioni importanti nella vita quotidiana. Sia in amore sia nel lavoro. Date spazio all'istinto. La leadership sarà fondamentale nella carriera, ma non trascurate l'aspetto spirituale. Non dovete preferire il lavoro all'amore. Cercate il giusto equilibrio. Con una luna ostile nel segno dei gemelli si fa strada dentro di voi un desiderio di cambiamento che investe tutti i campi dell'esistenza. È anche merito del vostro pianeta guida, il metamorfico Nettuno, a infondervi questo straordinario moto al cambiamento, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 19 di marzo. Scoprite che ogni mutamento di sorta richiede, però, un inevitabile passaggio, spesso non indolore. Vi preparate ad affrontarlo, ma con la curiosità, anzi il coinvolgente gusto dell'avventura che fornisce la conoscenza del nuovo e del diverso. Il settore dei vostri contatti sociali e mondani, oggi cambia mentre nuovi solidi legami si intrecciano. Saturno draconiano vi ricorda che di sabato non si molla finché non si è concluso tutto, solo così il weekend avrà il sapore dolce di frutta estiva che lo rende speciale. Attenti a non impigrirvi, però, a non piantare le cose a metà, e con la Luna e Mercurio in quadratura il rischio c'è, soprattutto per chi ha un'attività in proprio, che oggi va a rilento. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.